Grazie anche per il tempo venuto. Ma sì, te ne provo io, scusate. Sì, grazie Giovanni Soda, mi sono occupato a lungo di politiche territoriali, politiche di sviluppo, ho svolto ruoli di dirigenza presso amministrazioni pubbliche, da ultimo come direttore del nucleo di valutazione tariffica degli investimenti pubblici della Regione Calabria. Qui c'è una nutrita rappresentanza del nucleo, oltre a Geremia, Francesca Curra, Laura Tucci, Alessandra Bufano e Patrizio Lattardi, a testimonianza dell'interesse verso questa giornata. Grazie a Mimmo per avermi fatto omaggio di questo libro, avermi invitato, anzi a Augusto, di questo libro e avermi invitato per questa occasione, libro che ho letto tra sabato e domenica, maltrattato abbastanza, sottolineato, ho anche utilizzato dei post-it per evidenziare alcuni aspetti che mi sembravano importanti. Questo è un libro, intanto dico subito, dovrebbe essere letto e praticato da chi si occupa di politiche pubbliche, nel senso che è un libro che ci dà strumenti interpretativi interessanti rispetto alla domanda che è, diciamo, stata codificata da Mimmo all'origine dal titolo di questo seminario: perché le politiche pubbliche quasi mai raggiungono i risultati auspicati. Cioè, il libro tenta di rispondere alla domanda perché le cose vanno male generalmente, e trattandosi di politiche pubbliche, siccome le politiche pubbliche possono andare male, di regola lo fanno. Corollario della iconica famigerata legge di un economista americano di qualche anno fa. E lo fanno perché, la risposta che dà Augusto è questa, perché in realtà il tema dell'attuazione è dribblato dai più. Non ce ne occupiamo. Riteniamo che la partita sia praticamente finita, lo sforzo elaborativo di rapporto con gli attori locali, i partenariati e quant'altro sia finito, noi di cui abbiamo codificato in quello che Augusto chiama dispositivo tecnico l'atto iniziale che dà luogo poi al processo attuativo. E poi ognuno, quello si gira da una parte, l'altro si gira dall'altra, quello si mette a fare un altro mestiere, al più il controllo dell'attuazione avviene mediante schemi procedurali, sistemi di controllo, monitoraggio, in realtà quasi mai, per esempio, di valutazione. Questo è un libro che dovrebbe essere praticato non soltanto da chi si occupa di analisi delle politiche pubbliche, ma anche da chi si occupa banalmente di presiedere al governo dell'attuazione, per esempio il responsabile della programmazione degli enti locali della regione, per esempio le autorità di gestione dei programmi, per esempio i politici, e questa è la derubrica alla categoria del più desiderio, tanto sono difficile che leggeranno sta roba, tanto sì, diciamo, in realtà il problema dell'attuazione, che è il problema principale, viene considerato una eventualità. In realtà l'attuazione occupa la gran parte del tempo di una policy, occupa diciamo la gran parte delle energie, delle risorse a cui una policy fa riferimento e dà luogo, ed è alla fine l'elemento cruciale, perché proprio nell'attuazione, essendo le politiche pubbliche, diciamo, sperimentazioni non da laboratorio, diceva, essendo scienza sociale, è proprio lì che si definisce lo spazio-tempo di una politica pubblica. Spazio-tempo proprio nel senso, se mi permettete, qua diciamo la categoria delle scienze fisiche, proprio einsteiniano della cosa. Spazio e tempo non come variabili indipendenti, ma come dipendenti all'interno di un sistema strutturato in cui la politica pubblica prende forma, l'attuazione è la prova che esista una politica pubblica. Senza attuazione non esiste, non c'è politica pubblica. Allora, questa distrazione, rispetto, ci richiama Augusto a questo tema, questa sorta di miopia, di presbiopia, chiamate come volete, rispetto all'attuazione è davvero singolare. Le cose vanno male proprio perché, non tanto perché il disegno di programmazione va sempre benissimo. In generale i documenti di programmazione disegnano un mondo
cui sostanzialmente, essendo il problema dell'attuazione non considerato, è un mondo bellissimo, perfetto, in cui tutto andrà a posto, una specie di meccanismo molto molto ponderato in cui ognuno farà la sua parte, le cose andranno a posto. L'approccio è quello che Augusto definisce come un approccio prescrittivo in cui sostanzialmente l'attuazione è mera esecuzione di un programma. Ora, il tema che Augusto solleva in questo libro è invece, dato che quando si inaugura una politica pubblica attraverso la definizione di un atto di programmazione, per esempio, e quindi un sistema tecnico, l'aspetto più importante è se quel sistema tecnico è in grado di configurare, generare un sistema sociale, e se quel sistema sociale è in grado, insieme al sistema tecnico, di strutturare lo spazio-tempo della policy, questo è il problema fondamentale. Allora ecco perché questo libro è importante, oltre, diciamo, è anche molto robusto dal punto di vista dei riferimenti, come diceva Maria Teresa, epistemologici, letteratura, vi ho ritrovata tante cose, da Vygotsky a Schoen, insomma, al pragmatismo di John Dewey, insomma, è un libro che cerca di dare risposte a questa tematica. Ovviamente sollecita anche molte domande. Per esempio, quanto un sistema tecnico ben, diciamo, disegnato, e come bisogna disegnarlo perché induca la strutturazione del sistema sociale, dando per scontato che il sistema sociale non è progettabile ex ante, diciamo così. Che competenze servono per l'attuazione? Questa è un'altra domanda che c'è nel libro. E per esempio, se dovessi giudicare, qui di fronte Alessandro Bufalle per la regione si occupa del programma chiamato piano di rafforzamento amministrativo, che è un precipitato, l'accordo di partenariato, una programmazione 14-20, se dovessi confrontare questo bel quadro che c'è alla pagina 140-141, il quadro delle competenze per l'attuazione con quello che mediamente le regioni fanno all'interno dei PRA come rafforzamento delle competenze, devo dire che trovo pochi punti da poter segnare, e questo è un tema. La capacità generativa di un sistema tecnico si misura sulla capacità di considerare dall'inizio l'attuazione come un problema. C'è una frase che mi ha colpito in questo libro: l'attuazione è un problema proprio perché non è considerato un problema. E questa specie di tautologia, diciamo, dovrebbe per esempio guidare l'azione di chi si occupa di programmazione verso, spero che nella prossima generazione di politiche europee ci sia un radicale ripensamento dell'approccio con cui le politiche comunitarie, noi ci siamo occupati per esempio di programmi operativi regionali, sono state costruite e declinate poi a livello regionale e locale, perché così non va. Augusto, per esempio, qua dissento un po' da lui, quando tu dici a un certo punto è utile far riferimento, nel momento in cui si scrive il programma, si concepisce il dispositivo, per esempio a regole, tipo la regola sulla spesa, che ha citato Alfredo poco fa, la regola N+2, come era, N+3, come si chiama. Bene. Mi sono abituato nel tempo, perché invecchiando si peggiora persino, anzi il genere si peggiora, e quella regola lì ha affossato per buona parte ogni ragionamento critico sull'attuazione delle politiche. Perché non tanto di per sé Alfredo, la regola lì, non è brutta di per sé, io la considero pessima, ma non tanto perché è pessima di per sé, perché contiene già l'inganno, perché anzi è pensata per l'inganno, perché alla fine, siccome poi ha girato in vario modo, grazie a sotterfugi, diciamo, acrobazie di ingegneria finanziaria di vario tipo,
nessuno perde nulla, nessuno, mai si disimpegna niente, i programmi comunque dal punto di vista del monitoraggio raggiungono i risultati di spesa, le politiche pubbliche non raggiungono l'obiettivo. Allora, prima si cancellano robe del genere, prima si pensa a un diverso sistema, per esempio di incentivare l'efficienza della spesa, che è altra cosa, l'efficacia delle politiche, e meglio sarà, noi abbiamo avuto in questi anni un continuo confronto con chi si occupava di programmazione, per esempio in Regione Calabria, trovando una totale distonia e un totale conflitto su questo tipo di problemi. Chiudo con una suggestione. Il libro di rispetto alle risorse abilitanti, qui faceva riferimento Maria Teresa. Il libro di Augusto è interessante perché ci pone il problema delle risorse abilitanti come un problema di proiezione delle politiche nel tessuto sociale, dato che, lo dice Augusto, ogni politica atterra sul territorio, le risorse abilitanti derivano ovviamente da una combinazione complessa tra dispositivi tecnici e sistema sociale, ma soprattutto vanno pescate nelle capacità del sistema locale e nella filiera istituzionale degli attori pubblici in particolare, lo dice alla fine di questo libro, come risorse essenziali perché una politica pubblica possa raggiungere, possa sperare che si possa cancellare quasi mai in un percorso. In un percorso di attuazione. Grazie. Grazie. Allora, io sono nella parte, diciamo, più formale.